Giovanna Clea è di Ratti, Emotions of the World, importante momento artistico internazionale, una grande contaminazione di stili, di poesie, di emozioni, appunto, di sentimenti. Da dove nasce questa idea di costituire un movimento di artisti qui in Italia, soprattutto in un momento di forte crisi che stiamo appunto attraversando, non solo economica ma anche morale? La fai a me la domanda o è di e poi ma guarda io Giovanna sì. Giovanna è l'ideatrice. Ecco, no, l'idea è nata appunto perché essendo io un'artista e vedendo che ce n'è veramente poca qualità in alcune esposizioni, no, che è più che possono essere più che gli artisti medi possono arrivare, c'è poca qualità, perché tante gallerie che lavoravano in un certo modo purtroppo hanno chiuso con la crisi che c'è, e le gallerie che hanno i loro artisti non danno tanto spazio a nuovi talenti. Quindi il movimento è nato appunto per questo, perché se dobbiamo fare dell'arte, se dobbiamo fare esposizioni importanti tra artisti, che la facciamo di qualità, perché anche spendere dei soldi per cosa? Per fare che cosa? Per fare cose che non hanno senso, allora non vale la pena. Allora il movimento Emotions of the World è nato da un cuore di un artista, appunto per cercare di valorizzare gli artisti. Io quello che dico però è che sicuramente il fatto di avere mio marito, che è il manager oggi, l'amministratore generale di Emotions of the World, che è un movimento internazionale di arte contemporanea, senza il suo senza lui a fianco a me non sarebbe stato possibile andare avanti a fare tutte queste cose che stiamo facendo. Quindi Giovanna sorretta da Eddie sorretto da Giovanna, quindi vi autoalimentate anche a livello non solo morale ma anche a livello proprio operativo e organizzativo. Eddie, in rapporto a Emotions of the World, che cosa dai del tuo forte contributo, che sei uno dei fondatori oltre all'ideatrice che è la nostra Giovanna? Sì, ho seguito Giovanna questa idea, che comunque ha coinvolto anche me, perché comunque sono partecipe e a cui tengo anche particolarmente, perché comunque avendo la moglie artista in casa mi sento partecipe di questo progetto, e quindi condividendo queste cose, essendo meno artista e più magari tecnico, do il mio contributo per portare avanti questo progetto, che c'è bisogno di arte ma c'è anche bisogno, comunque penso, per portarlo avanti di contributo tecnico. Diciamo che mi metto nel contributo tecnico. Quindi è un movimento che dà sviluppo non solo all'arte, ma dà anche dei servizi all'artista che si avvicina, giusto? Quindi anche a livello di, possiamo dire, non di aiuto, ma di capacità di seguire l'artista anche nelle sue esposizioni, nelle sue attività. Sicuramente Emotions of the World nasce proprio per questo, per poter dare visibilità all'artista, visto comunque quello che dicevamo prima di questa difficoltà che stiamo passando in Italia, purtroppo in Europa, che sicuramente passerà. Però siccome l'artista non vogliamo, non deve secondo noi fermarsi, perché sennò purtroppo andrebbe a morire, l'artista deve vivere facendo queste tipo di esposizioni, questo tipo di mostre, far vedere il proprio lavoro, far vedere proprio il proprio lavoro, il proprio essere, continuando a mostrare, lui è partecipe, è vivo, e quindi noi vogliamo contribuire aiutando in questo modo a poter continuare il proprio percorso ad ogni artista. E a Giovanna, che è l'ideatrice, sicuramente avrà una prospettiva per Emotions of the World, sia per l'arte che volete andare appunto a promuovere, sia anche per le scelte che andate appunto a definire. Come avvengono le scelte degli artisti, e in futuro quali saranno le prospettive che Emotions of the World si dà? Allora, nelle mostre che facciamo come queste qua, io e mio marito ci siamo posti una domanda. Da dove ho iniziato io, no? Perché mio marito poi
diciamo che in Italia io seguivo lui perché è un ex atleta professionista, oggi è un professionista del mondo della finanza, quindi un consultore finanziario, e dopo abbiamo detto ma che cosa vogliono gli artisti? È tutto partito da lì, no? E non era giusto fare delle mostre soltanto con artisti bravissimi arrivati, era anche giusto dare spazio dei bravi artisti che non hanno avuto delle opportunità da parte di persone che potevano magari farli emergere. E quindi Emotions of the World sta cercando di dare tutto quello che io avrei voluto per me come artista, e non ho paura di dividere questa cosa, perché secondo me un giorno che partirò, comunque, se io ho seminato dei frutti insieme a mio marito, secondo me questa cosa avrà un senso, no? È come se io dovessi dipingere un quadro soltanto per dipingerlo e per mostrarlo al pubblico, non avrebbe senso. A me piace arrivare davanti a tutti e dire grazie a Dio, io credo in te e ti ringrazio perché tu mi hai benedetto con questo dono, io ti amo, non ho vergogna di dire questo e ti ringrazio qui, no? Mi fa piacere quello che dici, perché Emotions of the World è anche abbattere alcuni stereotipi, cioè l'artista che è geloso della sua arte e ha paura di confrontarsi, anzi è contrario spesso a promuovere, diciamo, altri artisti per contaminarsi. Invece in te vedo appunto questa volontà invece di una grande generosità anche artistica di grande rilievo, e in Eddie appunto c'è questa volontà di mettere la sua esperienza, la sua professionalità al servizio, diciamo, di grandi momenti appunto internazionali. Vi ringrazio veramente. Volevo solo dire una cosa che può dire anche lui. La Emotions of the World ne ha due parti, no? Cioè la parte proprio questa dell'arte, delle mostre, che daremo opportunità anche ad artisti che meritano di avere il loro spazio. Ma c'è anche questa parte che fa mio marito, che è proprio l'altra parte di gestione, di rappresentanza, di comunque dare il massimo anche nel mercato finanziario dell'arte a degli artisti che sono interessati ad approfondire questa cosa. Io devo ringraziare molto anche a lui, perché sicuramente io sono solo una parte e lui un'altra, che si complementa per dare il massimo in questa cosa. E quindi sono... Penso che anche Eddie, grazie. Ti ringrazio di tutto quello che hai fatto per me. Ah, bella dichiarazione. Sì, qua approfittiamo che tra un po' è San Valentino e facciamo dire tu cosa ne pensi di... No, sicuramente condivido ogni pensiero che comunque lei ha espresso, e siamo pronti per il prossimo appuntamento. Magari Arte Monaco. Appuntamento che... Una prospettiva. Sì, ne abbiamo. Sì, ci hanno accettato ad Art Monaco 2014, quindi stiamo organizzando questa fiera, che è ormai il quinto anno che si sta proponendo, e quindi siamo ben propositivi, soprattutto in questo periodo ci vuole. Sicuramente seguite sul sito di Emotions of the World, www.emotionsoftheworld.com. E lui è il nostro giornalista ufficiale. Alessandro, piacere. Alessandro, però ringraziamo anche Simone, che è il nostro video artista, come lo chiamo io. Quindi. Dobbiamo farti una fagiolata brasiliana. Quella è molto gradita, assolutamente. Anche ottimo. Con la Camilla, che ringraziamo anche la Camilla. E ringraziamo la Camilla, anche la nostra fotografa.